Finale Serie A. Marchesini William, Agostini Mattia, Apparecchio 55. Avevo il microfono spento, quindi magari ho perso qualcosa. Comunque andremo a vedere la finale di A tra Marchesini William e Agostini Mattia. Mattia arriva dal girone perdenti. Due set, due su tre la prima, tre su cinque l'eventuale seconda. Parte per il bull. Blu per Agostini. Blu per William, un altro blu con la terza freccia. Rosso per Agostini. Parte lui. Double acceso. Si parte. Subito 134, doppia tripla sul 19. Parte forte. Agostini. Risponde comunque 100 punti William. Tripla è deviata sul 5. 125 punti per Marchesini, perfettamente fuori questa scivolata di mano. Agostini ci mette una pezza con 80 punti che seguono. Con la prima scende su 19, rimane a 144 punti Agostini. Il turno di Marchesini. Prova la tripla con l'ultima freccia, 100 per lui.
si parte dal 18 che c'è, si rimane lì, niente da fare, 72 resta. Da 116. Quindi ci fece tirate, 56 resta ad Agostini Mattia in questo primo leg di sfida per il titolo di A nel secondo torneo, doppio 10. Esterna. Doppio 5, occasione, la trova, 18 frecce per Marchesini, bel leg questo, break Agostini, sarà lui a partire ora, 3 frecce di vantaggio. Ancora il tripla William, il turno di Mattia, triplo 20, triplo 20, triplo 20, 180, 180 di Agostini. Nicola De Gan, ciao Marco Grifalconi, ciao Eros Caberle, Cabrelli e Alessandra Salizzato, tra la settantina di persone che sono in diretta adesso. Stiamo vedendo la finale di A di questo secondo torneo qua da Caorle, valido per la selezione della nazionale. EDF che disputerà gli europei questo agosto ad Olimia. Entra ora il quarto checkout Marchesini, avanti di un leg e che arriva dal girone dei vincenti. Porta in paro qua, 18 frecce per Agostini, 1-1, leg vinto da Agostini, sarà lui a partire per questo leg di spareggio. Necessario per lui vincerlo per poter giocarsi poi un secondo set contro William.
Ricama la tripla ad un pallino, 60 punti, belle frecce, un pallino troppo in alto. Ancora una volta, una sopra, una sotto. Due brutte frecce qua per William. Trova con l'ultima freccia 60 punti. Vuole entrare questa tripla per Agostini. Anche il suo avversario è nella stessa condizione, stanno scendendo a pari, 15 frecce tirate. Triplo 4 c'è. Mantiene comunque un piccolo vantaggio dentro i 4 checkout, vediamo da 2-10 cosa combina Marchesini. È un leg importante chiaramente, perché qua c'è in ballo il passaggio un posto nella selezione nazionale di F. Ciao Michele Fadi, ciao Mauro, ben collegati. Centone per Marchesini da 72, parte dal 16, trova il 48, doppio 12. Scivola sulla letta della freccetta già infilzata e va fuori la terza freccia da 84. 14 bull rosso. Cerca il 16, potrebbe costar caro. E infatti Mattia mette in paro. Si rifà il bull. È rosso. Azzerato quindi il primo set, Agostini recupera lo svantaggio che gli dava arrivare dal girone perdenti. Ora si gioca un 3 su 5, si riparte ed è Agostini a partire per primo. Vediamo adesso se entra qualche triplo in più, che sono un po' più sciolti, c'è un po' più di spazio per giocare. Per sbagliare, diciamo. Brutta freccia caduta giù. Scende sul 19 Agostini, 77 punti. Sembra un attimo essersi perso Marchesini, due brutti giri per lui mentre Agostini ne approfitta e infila triple a 137. Ha accusato un po' il colpo di essersi visto recuperare il set di svantaggio. Adesso ritorna comunque sul 20 preciso per 100 punti. Comunque buoni sempre.
e va a un magico 170 per un possibile Big Fish. Abbiamo visto sfiorarlo la Talita Biagetti nel primo torneo, ha beccato il bull blu con la terza freccia dopo aver centrato due tripli 20. Porta il doppio 20 con 18 frecce. Agostini Mattia ha 6 frecce per chiudere. Uno-0, qua me lo segno perché sennò perdo il conto. Agostini. Quest'ora siamo un po' stanchetti, se non me li segno mi perdo i conti. Tiro più sciolto per Agostini. Centone per Marchesini. Sì, Nicola De Gan praticamente 2-1 prima e 1-0 adesso, esatto, perché Mattia arrivava dal girone dei perdenti, per cui il primo set si gioca 2 su 3 praticamente, quindi col 2-1 Mattia ha colmato il gap di vincere un set per arrivare a giocarsi la bella contro Marchesini. La bella si sta giocando adesso è 3 su 5, quindi deve vincere 3 leg. E in questo momento è il vantaggio di 1. Per può darsi ci sia anche appunto chi non sa come funzionano i tornei doppio KO. E intanto doppia doppia di Agostini, 134 punti. Praticamente doppia KO. Ti consente di perdere una volta, quando perdi vai nel girone perdenti, se sei bravo da risalirlo come ha fatto Agostini puoi andare alla fine a sfidare proprio il finalista del girone vincenti. Ovviamente avendo perso una volta devi avere una penalità, la penalità è che devi vincere un set 2 su 3 per portarti alla finalissima. Invece chi arriva dai gironi vincenti basta vincere 7-2 su 3 e ha già vinto il torneo.
mentre i perdenti devi vincere 2 su 3 per andare a pareggio e poi un 3 su 5 per vincere tutto. Insomma, più facile a farsi che a dirsi. Salutami Emanuele e Davide che li hai dietro. Eh sì. rimane sull'uno doppio Agostini. Vicinissima questa, è arrivata sporca da 56 William. Mamma mia, scivola sull'uno, se la ride pure lui. Ragazzi, tensione c'è. Occasione questa veramente importante. Vediamo cosa combina Agostini, se si porta sul 2-0. Niente da fare, sballa. Undicesimo giro. Tensione c'è in questa finale. Conduce 1-0. Si va a 3 su 5. Ma si ferma in tiro. Niente da fare, niente da fare. Casa dei matti la chiamano gli inglesi, l'uno doppio, Madhouse. Così è, doppio 6 per Marchesini. Tacca sulle spalle. Entra una questione mentale, poi di tanto la chiude l'altro, tanto la chiude l'altro. E ancora siamo qua, 13° giro. Chiusura dell'ubriaco, è il caso di dirlo, 3 doppio. 1-1. Andiamo a portare punteggio in paro. Mattia a servizio. Parte con un centone. Questa è l'ultima diretta che vedremo stasera. Si riparte domani mattina. Per chi vuole venire giù a Caorle, il primo torneo dell'apertura della sala alle 10, si parte alle 11. Iscrizioni fino alle 10.30 circa. Tripla per Agostini. Altro centone. Ha fatto bene in questo leg il giocatore. Super frecce di Agostini, si porta a 2 punti, a 2 doppio, scusate. Meglio così, ha detto. Ce la ripiglio.
po' di tempo ce l'ha. 15 frecce e 4 rimane per... anzi erano 12. Cavolo, ancora un 1 doppio. Sceglie nuovamente di sballare, sì, ci sta. Lontanissimo il suo avversario. Ancora 6 frecce per Agostini, sicure da potersero giocare in chiusa. Poteva essere un 13 frecce. Siamo a 18 tirate, comunque un gran bel tirare, però le chiuse bisogna azzeccarle. Non ce la fare ancora. Dai Mattia. Marchesini da 84. C'è la tripla, 2 frecce di chiusura. Mamma mia, gli parte questa freccia di nuovo, come era successo nell'altro leg. Trova un triplo 9. Sballa. Non entrano ancora. Ottimo in tripla Agostini in questa partita. Pessimo in doppia. Lascia un po' troppo spazio al suo avversario che decide di non sfruttarlo poi tanto. Entra la tripla. 11 doppio. Ci sta, visto l'andamento del leg. Arriva infatti. E niente, si fa così, si tira dove lampeggia e si incrocia le dita. William che ripassa in vantaggio 2-1, poi in maniera rocambolesca con un possibile 13 frecce di Agostini, poi recuperato per troppi giri al doppia. Riparte Marchesini. Ricordo che si vince 3 su 5. 85 punti alla prima tornata, il turno di Agostini. Aia, solo 13, attenzione, mantenere la concentrazione, esatto, si indica anche lui la testa, ho bisogno un attimo. È capitato tante volte di vedere come i leg precedenti lasciano strascichi nei leg successivi, un leg molto tirato come quello di prima, quando finisce fa rilassare un attimino in maniera automatica tutta la tensione che c'era prima. Subito recuperato mi pare con un 135. Cambio di punte, margine dell'inquadratura per Marchesini. Mette 3 punte nuove. Se cadeva anche questa, 3 punte a salve ha messo su. Solo 22 punti per lui. Sta facendo qualche pausa più lunga, ma stanno andando un po' dove vogliono. Tripla per Agostini. È molto più lenta l'azione di gioco in questo leg di Marchesini, che ha un solo leg dalla vittoria, però non gli sta portando molto bene questo rallentamento.
può essere fatto per vari motivi, un cambiamento del ritmo di gioco solitamente non è una cosa positiva, anche perché sono due giocatori che prima abbiamo visto abbastanza veloci, rallentarlo così tanto, di nuovo sta cambiando punta. Può essere fatto sia per recuperare energie, sia per infastidire un po' l'avversario, tutto è lecito chiaramente entro certi termini, sia per trovare la concentrazione, ci sono varie possibilità. Chiaramente ci si sta giocando una finale, se le cose non vanno si trovano altre strade. Non sembra essere quella giusta questa di Marchesini, 24 punti per lui. Entra in tripla, mancata per poco, un'altra tripla. Si porta su 60 punti Agostini, senza troppi problemi, da 216 William. Sessantello, venticè, e andremo a vedere la bella della bella della bella. 2-2, la bellissima. Chi vince questa vince tutto. Abbraccio dei due giocatori, a partire sarà Agostini che aveva vinto il Bull. Parte in tripla con la prima, tripla con la seconda e tripla con la terza, 180. Beh, diciamo, non c'è maniera migliore di partire sulla bella della bella della bella. 55, larga le braccia, tutte in terra le freccette dell'avversario Marchesini. Ancora tripla, 5 frecce perfette, grandi frecce di Agostini, 5 frecce perfette in questo finale di Serie A, tanta roba. Debutta un po' lì William, certo una partenza veramente fulmicotone per il giocatore dei Rambla. Testa, 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 non mollare, si batte la testa. Per pochissimo non trova anche una super chiusa, la possibilità di chiudere. 66 rimane, un abisso tra 126 con Marchesini. Dopo aver filato 300 punti con le prime 5 frecce. Arrivano sporche le frecce di Marchesini, non si impiantano. Doppio 20. Alta, non abbiamo 15 frecce, ancora in terra, fretta a ritirarla questa freccia, bordissimo, bella, c'è 17 frecce. Per Mattia, super leg abbiamo visto, veramente super leg. Ecco lì Luca Marangon che va a complimentarsi con lui. Che dire ragazzi, ci siamo visti una bellissima finale, 5 frecce perfette di Mattia Agostini che adesso sta prendendo i complimenti dei ragazzi che sono rimasti. Zac vi saluta, ci vediamo domani mattina, penso tarda mattinata, forse primo pomeriggio, intorno all'ora di pranzo presumo, per le prime dirette. Il torneo partirà alle 11, sì, penso, ora di pranzo, una. Saremo qua di nuovo in diretta.
seguite Freccetta Italia, di rimpallo il gruppo Open Dart, controllate di aver messo il mi piace in alto e io saluto tutti, ciao Federica, ciao Alessandro Solizzato, ciao Eros Cabere, ciao Andrea Campanini, abbiamo superato i 100 in queste finali in diretta, quindi eravamo più persone noi qua in diretta che no qua presenti, e questo la dice tutta sull'importanza di fare queste dirette, oltre ovviamente alla parte che possono vederle anche compagni di squadra da lontano. Ok, Zacche mi saluta, ci vediamo, a domani.